Arrivano i dati di Volotea sui mesi estivi, più di 20.000 passeggeri trasportati in tre mesi, ma ora la compagnia spagnola, così come le altre, interromperà i collegamenti. Restano solo le rotte nazionali e Londra con EasyJet. Intanto è stato pubblicato oggi il primo lotto del bando sulla destagionalizzazione. Il concerto di martedì di Ermalmeta ha sollevato polemiche soprattutto sui social, dito puntato sui numeri relativi al pubblico e sulla scelta del giorno. Abbiamo intervistato il fotografo catalano Joan Majoral, grande estimatore di Alghero. Con lui abbiamo parlato della sua passione, ma anche dei fatti riguardanti la Catalogna. Bentrovati con l'informazione quotidiana di Catalan TV, anche oggi apriamo con l'aeroporto, in questi giorni vi abbiamo detto del ritardo, del bando sulla destagionalizzazione, delle impossibilità di prenotare i voli per Roma e Milano con Bruleair, ma arrivano anche buone notizie, in questo caso da Volotea che ha aumentato del 50% il numero dei suoi passeggeri, ma la compagnia spagnola purtroppo ad Alghero opera solo nei mesi primaverili e estivi. Volotea ha trasportato più di 21.400 passeggeri quest'estate ad Alghero, con un aumento del 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Negli ultimi tre mesi, il vettore ha operato 202 voli con le tre rotte Genova, Verona e Venezia, con una percentuale di posti occupati dell'85%. Sono numeri significativi, dichiara Mario Peralda, direttore generale di Sogeal, perché confermano la validità della scelta di posizionamento di Volotea su quei collegamenti, ma anche la capacità del vettore di alimentarne efficacemente i flussi. Questo non può che supportare il consolidamento del rapporto con un partner che ha sempre dato ottime risposte. Volotea che, così come Ryanair, sospenderà i propri collegamenti con l'aeroporto di Alghero in vista poi di un ritorno da fine maggio. In tal senso i biglietti per la Summer 2018 con Genova, Venezia e Verona sono già prenotabili sul sito. Interessanti comunque i numeri complessivi della compagnia spagnola, che ha confermato il trend positivo quest'estate, trasportando a livello generale più di 2 milioni di passeggeri, il 40% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sui 18.300 voli operati da giugno ad agosto dalla compagnia, la percentuale di posti occupati è stata dell'87%. Tra sabato e domenica, però, gli ultimi voli da e per Alghero a ruota seguiranno altre compagnie, come Whizzer, che ha collegato la Riviera del Corallo alla. L'Est Europa, così come Ryanair, che manterrà i collegamenti internazionali sino a ottobre per poi provvedere a chiudere la base. Ormai questo però non fa più notizia. L'unico collegamento internazionale ad oggi è quello per Londra con EasyJet, in attesa del bando per la destagionalizzazione, che dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta Europea ed è in forte ritardo. Ci sono oltre 4 milioni da spendere per il 2017, ma le compagnie hanno già messo a punto il proprio programma invernale. E poco fa è stato proprio pubblicato dall'assessorato al turismo il primo lotto del bando di gara sulla destagionalizzazione. Con le offerte che dovranno essere pubblicate eh, entro il 24 di ottobre, mancata separazione delle frazioni umide e secche da vetro, plastica e cartone e utilizzo di buste non conformi sono le infrazioni maggiormente segnalate dagli operatori ecologici che gestiscono la raccolta di rifiuti e che hanno portato in questi giorni al mancato ritiro di numerosi e buste depositate nelle zone servite dal porta a porta. Su tutto è stata evidenziata la non conformità dei rifiuti attraverso la posizione di un idoneo bollino, con rischio di sanzione per violazione dell'ordinanza che regola modalità e orari di conferimento e deposito. Proseguono contestualmente le opere di sensibilizzazione e informazione rivolte ai cittadini titolari di pubbliche attività ancora poco avvezzi al rispetto delle norme e le sanzioni ad opera degli agenti di pulizia locale con controlli mirati a garantire il decoro cittadino. E sui social network sono divampate una serie di polemiche contro Comune Fondazione Alghero per aver scelto come data del concerto di Ermal Meta il un giorno infrasettimanale, ma non solo, sentiamo il servizio. Sui social scoppia la polemica, poste e attacchi contro Fondazione Mete Comune che hanno scelto come data del concerto di Ermal Meta, inserito nel ricco calendario dei festeggiamenti civili in onore di San Michele, patrono di Alghero, il 26 marzo, un martedì e non il fine settimana, che secondo alcuni avrebbe attirato un pubblico più vasto. La scelta di organizzare un concerto in un giorno infrasettimanale, peraltro in concomitanza con seguite partite di calcio, lontano dalla festività del Santo Patrono, è da sconsiderare. Ha scritto in un post il consigliere di Forza Italia Michele Pais che parla anche della cifra pagata per il concerto. Almeno 30.000 euro mi tengo basso, ma lo scopriremo per una sparuta platea di partecipanti. Non potevano esserci le famiglie, i bambini, stanti gli impegni scolastici e lavorativi del giorno successivo. Una tristezza vedere il porto così vuoto, ha concluso Pais. Maria Grazia Salaris, consigliere comunale nuovo centrodestra, si dice dispiaciuta per non essere riuscita. A essere presente all'evento di grande musica. Mi sarebbe piaciuto molto vedere il concerto di Ermalmeta, ma domani ci aspetta la scuola. Quando si è genitori, i giorni feriali sono scanditi dai tempi dei nostri bambini. Abbiamo perso un'altra occasione per trasformare un bel evento in una festa per tutti. Un altro consigliere di Forza Italia, Nunzio Camerada, fornisce altre informazioni per la discussione. Voglio solo dirvi che, per la prima volta, per via delle misure di sicurezza previste dalle nuove normative, nell'area in parola è stato attivato un sistema di conta persone. E posso dirvi con assoluta precisione che alle 22.15 erano entrate nell'area esattamente 2.900 persone. Il popolo dei social network, comunque, si divide: basta polemizzare, non vi va mai bene niente, dicono tanti altri. Quante persone erano presenti al concerto? Quanto è stato pagato il cantante? Restano questi interrogativi, ma anche un'unica certezza, se fosse mai da sottolineare. Nessuna discussione sulla bravura di Ermal Meta, cantautore di grande rilievo nazionale, che ricordiamo scrive brani, tra i tanti per Francesco Renga, Emma Marrone e Marco Mengoni. Due anni per rispondere a un'interrogazione sono troppi e inaccettabili. A scriverlo è stato il Presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau in una lettera indirizzata al Presidente della Regione Francesco Pigliaru. Era stato il vice capogruppo di Forza Italia Marco Tedde, invece eh, con una lettera proprio al presidente Ganau a, a segnalare nuovamente il ritardo e l'approssimazione con la quale Presidente e assessori della Giunta regionale rispondono alle interrogazioni di consiglieri regionali. Aveva Avevo chiesto al Presidente Pigliaru di essere informato circa il trasferimento dello Stato alla Regione delle funzioni relative ai porti sardi, afferma il consigliere regionale algherese. Dopo due anni mi rispondono che eh, l'assessorato dei lavori pubblici, al quale gli uffici del Presidente Pigliaru, non io, avevano mandato la mia interrogazione, non sono competenti. Un errore tutto interno agli uffici che fanno capo alla, alla Presidenza della Giunta regionale che dimostra di non comunicare correttamente con gli altri uffici regionali e che comunque non può essere fatto eh, pagare ai consiglieri. Un comportamento censurato con encomiabile eh, puntualità, correttezza e responsabilità istituzionale dal presidente Ganau, che a seguito della mia segnalazione abiasimato la condotta dell'amministrazione regionale, sottolinea Tedde, commentando proprio la lettera di Ganau indirizzata a Pigliaru. Lo ringrazio per aver esercitato senza esitazione e imparzialità il suo ruolo di garanzia dei consiglieri regionali e delle loro prerogative. Ha poi concluso Ted. Ci fermiamo per la pubblicità. Tra poco. Aprendo con soddisfazione e fiducia l'organigramma che precede l'avvio delle consultazioni in Consiglio regionale per l'approvazione della riforma della rete ospedaliera regionale. Una prospettiva più che certa per Alghero e per i suoi ospedali, che grazie all'emendamento presentato dai consiglieri regionali PD, Salvatore De Monti, Se Luigi Lotto e Gavino Manca, già passato in Commissione Sanità in Regione e parte integrante del testo della nuova riforma della rete ospedaliera, la vedrà in corsa nel 2018 per l'ottenimento. di della classificazione di primo livello. A dichiararlo è Mauro Marras e RSU dell'ASLI Sassari. Contestualmente legate al varo della riforma arriveranno anche 250 milioni di euro, ovvero fondi di edilizia sanitaria che speriamo questa volta vengano destinati per la costruzione del nuovo ospedale di Alghero, prosegue Marras, anche perché, ricorda, nel 2007 gli stessi fondi vennero dirottati per un nuovo e moderno ospedale a San Gavino monreale in attesa che la riforma nella sua fase finale, finalmente approdata in Consiglio regionale, venga approvata. Attendiamo con fiducia che nella sua applicazione non venga dimenticata Alghero, così eh, con le sue eccellenze sanitarie, così conclude il sindacalista. E Gianfranco Langella per Fratelli d'Italia commenta duramente il recente maxi-sbarco di migranti sulle coste sarde. 180 magrebini privi delle caratteristiche valide per richiedere e ottenere l'asilo politico sono sbarcati senza alcun controllo nelle spiagge del sud Sardegna, andando a incrementare la già numerosa presenza di irregolari nella nostra regione, sottolinea Langella con Raimondo Ogno e Francesco Carboni, altri due esponenti del partito. I nuovi Rappresentano il frutto delle politiche sbagliate sull'accoglienza della Giunta Pigliaru e rischiano ora di causare nuovi problemi di ordine pubblico. Messo a dura prova nel quartiere Marina di Cagliari e nel centro storico di Sassari e c'è sempre il rischio di radicalizzazione. Purtroppo, ancora una volta, gli arrivi sembrano destinati ad arricchire i soliti noti perdendo eh, l'occasione di rilanciare il vero comparto degli arrivi in Sardegna, ossia quello turistico concludano da Fratelli d'Italia. Sicurezza e bontà a un costo congruo è questa l'idea che muove il nuovo servizio di ristorazione scolastica della città di Alghero al via dal 5 di ottobre in tutte le scuole pubbliche primarie e dell'infanzia. La mancata iscrizione online entro i termini previsti di numerosi alunni ha infatti fatto slitare l'avvio del servizio di qualche giorno, in quanto gli uffici di pubblica istruzione hanno dovuto sollecitare le famiglie al fine di regolarizzare le singole posizioni. Particolare attenzione è stata rivolta all'utilizzo dei prodotti bio, prodotti dopo e indicazioni geografiche protette, prodotti regionali a chilometro zero, oltre che alle integrazioni tra cucina Tradizionale e le culture alimentari diverse con la proposta di numerosi menu a tema. Una corretta alimentazione a scuola è un buon inizio per acquistare uno stile di vita sano ed è un'esperienza educativa fondamentale per accrescere nei piccoli il senso di consapevolezza delle proprie scelte alimentari. Due, i menu somministrati primavera e inverno equilibrati e controllati. Confermate tutte le principi, principali novità introdotte con l'utilizzo dell'app per segnalare le assenze al servizio. Refezione ed effettuare il pagamento del passo. Rimane attivo il portale Genitori, disponibile dall'area dedicata all'interno del sito del Comune di Alghero e la possibilità di comunicare telefonicamente da fisso cellulare con la Gemeaz, la società che gestisce il servizio. Michele Serra, Serra ha intervistato Juan Maioral, fotografo catalano e grande estimatore della nostra città, che visita regolarmente da oltre 30 anni. Con lui abbiamo parlato della sua passione per la fotografia, di Alghero e poi anche della situazione in Catalogna. Sentiamo. Ancora un'altra vagara, Joan Mayoral è a Mosturbalghi. un personaggio che è in Catalogna. D'espresa de 30 anni, che ha conosciuto l'alghe, caran o quasi, per il Ma soprattutto, eh, Giorgio Maioral per chi è un gran amico dell'alghe, de sì, ma anche di Paricio e di algaresi La, la professione, il lobby, specialmente, che té, è la fotografia. E allora, cosa fa? La scata la fotografia se ancora il dell'alghe. i després les porta a Balsarona, les fa conèixer els balsaronins, els catalans. Qui més d'ell pot raccontar aquesta gran experiència que ormai dura, com he dit, de 30 anys? Sí, hola, bon dia a l'Alguer. Eh, estic novament a la, aquí a la ciutat, eh, com cada any, per les festes de Sant Miquel, i, bueno, la, com deia Miquel, eh, la meva cosa bona és la, la fotografia, no? Fotografia l'Alguer que és, té uns paisatges meravellosos. I després eh, està amb els amics que, bueno, que, que s'ho passem molt bé i a més pues, hi ha ja, sempre en bona companyia. M'han dit però, Joan, que per a tu l'Alguer és la segona pàtria. Sí, sí, estàs amb l'Ocer. Ma com mai t'has enamorat a ser d'Alguer? Doncs pues mira, eh, l'any 78 la meva, que tenia de ser tres mesos després la meva muller, va venir d'aquí a, aquí a l'Alguer amb tres aèreos d'un locutor de, de Barcelona, Salvador Escamilla, i van arribar aquí i ella per una cosa d'aquesta li va tocar l'hotel Gaviano. El doctor Gaviano anava de guia i el Carmine Balzani, que ja no hi és entre nosaltres, li va donar, bueno, es va assabentar que fèiem el matrimoni dintre de tres mesos i li va, la va convidar. I des de llavors ja vam, estar, vam començar l'any 80 i des de llavors fins al 2017. Ora tu partirai torna per la Catalogna, non ti sa bene che esce un po' di movimenti, perché svotti del 1 ottobre ad ammonti della vostra indipendenza e il governo centrale vi sta di maschio un po' di privati di quella che è la democrazia. Consigliarà la situazione. Home, jo crec que aquest matí he vist per la televisió que estaven tancant escoles, no? Escoles on se d'anar a votar diumenge. Jo crec que els catalans no són violents. Votarem, de qualsevol manera, votarem. Sortirà sí? Sortirà no? Jo crec que sortirà que sí. I llavors és qüestió de seure i parlar, perquè Catalunya està una mica una mica deixada per part del govern d'Espanya i necessitem els catalans també, som, pacífics. Per concluir, Joan, i per te quan serà la pròxima vegada que tornaràs a Algui? Pues jo espero que per, la, per Nadal, per, Nadal vostre, no? no, no a nosaltres és el desembre, tot, tot el mes, però per Nadal nosaltres és el 25 de Nadal i Sant Esteve. Eh, segurament hi haurà una altra, una altra vegada que vindré. Sí, sí. E domenica scorsa è stata inaugurata nella sala espositiva dell'Oqualte la terza edizione di La Vida Rustica, Esposizio e Events, organizzata... Dal centro Escursionista dell'Alghe con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Meta. L'esposizione, il cui ingresso è gratuito, sarà aperta sino al 29 ottobre. Il martedì e mercoledì dalle 17 alle 20, da giovedì a domenica dalle 10 alle 12.30 e, e dalle 17 alle 20, lunedì chiusura settimanale. In programma nelle prossime settimane diversi eventi collaterali nella sala convegni dell'Oqualte, tra cui la seconda edizione del corso sulla panificazione. Finalizzato la diffusione della cultura del pane tradizionale curato dal professor Antonio Farris, uno dei massimi esperti dello studio sulla lievitazione. Nel corso delle lezioni previste dalle ore 17.30 alle ore 19.30 si affronteranno vari temi come il recupero e valorizzazione dei prodotti tipici, il significato della fermentazione panaria, preparazione e gestione del lievito madre, confronto tra le fermentazioni con il lievito madre, il lievito di birra e tanti altri. Le lezioni presso Qualte sono gratuite e aperte al pubblico, mentre la lezione pratica insieme alle, alla degustazione pranzo ha un costo totale di 26 euro ed è aperta ai primi 30 iscritti. Maggiori informazioni sulle iscrizioni e il programma completo è possibile richiederli presso eh, l'esposizione al secondo piano dello dell'OQLTE domenica mattina 1 ottobre dalle 10 alle 12.30. Ci fermiamo ora ancora per la pubblicità. A tra poco. Questa sera alle 21, nella cattedrale di Alghero, l'organista Giovanni Solinas presenterà ufficialmente il suo primo lavoro discografico, Le sei Sonate per Organo di Felix Mendelssohn. Il CD è stato registrato in Germania nel luglio del 2016 ed è prodotto dalla casa discografica Motet Verlag di Düsseldorf. Ha presentato il concerto, che è promosso dalla Fondazione Meta, lo stesso organista ai nostri microfoni. Lo sentiamo. Sono felice di trovarmi alla cattedrale di Alghero per presentare il mio primo CD incentrato sulle sei sonate di Felix Mendelssohn. Questo CD l'ho inciso in Germania nel luglio del 2016 e per la prima volta lo presento in Italia e felicissimo di presentarlo nella mia città che è appunto Alghero. E quindi vi invito e vi aspetto questa sera alle ore 21 presso la cattedrale di Santa Maria di Alghero. Due record mondiali in due categorie distinte. L'ultimo risultato è stato conquistato dall'algherese di 37 anni, Mirko Kalisai, della Sardegna Powerlifting. Sabato scorso, nel cuore della Repubblica Ceca, l'atleta si è presentato in pedana, conquistando il primo posto con 280 kg di peso sollevato. Una gara molto sentita, la cui vittoria è stata dedicata al padre che non c'è più. Ma sentiamo proprio le parole di Mirko Kalisai. E protagonista in Repubblica Ceca dei mondiali di powerlifting GPC Mirko Karisau, Karisai due anni di assenza dalle gare, ma questo non ti hanno impedito sicuramente di portare a casa due preziosi record. Sì, eh, due anni non di inattività eh, perché comunque sia mi continuavo ad allenare, però avevo dato uno stop alle gare internazionali. Eh, ma, mh, c'era sempre la voglia di tornare più che, più che altro perché avevo un conto in sospeso e eh, non era finita benissimo. C'è stata questa opportunità eh, grazie a un amico che mi ha, mi ha convinto eh, per a, affrontare questa nuova avventura e eh, non ci ho pensato molto, nonostante le difficoltà del periodo siamo riusciti comunque sia. Eh, ad allenarci e a preparare questa, questa, questa gara con dei risultati importanti. Oltre al primo posto eh, sono, sono arrivati due, due record del mondo, una della categoria Submaster, che è la categoria di età, e poi la categoria Open, che racclude tutte le categorie di età, quindi eh, un record ancora più importante questo. E con rispetto a prima dunque hai cambiato federazione? Sì, eh, non, non ho molato l'altra, nel senso eh, mi piace andare a vedere anche nuovi posti, nuove, nuove federazioni. Eh, credo che sia una cosa importante anche avere questa apertura mentale e non, e non chiudersi eh, sempre nelle sue etere realtà. Sono sempre esperienze che fanno crescere, eh, vedi modi nuovi anche di organizzare le gare. Eh, quindi Credo che sia fondamentale per la formazione di un atleta questo. Ecco Mirko, sei riuscita ad allenarti e a fare appunto queste gare in un periodo non proprio semplicissimo per te. Eh, ricordiamo, tu sei tra quelle famiglie che hanno dovuto lasciare la casa eh, perché interessate dall'incendio del palazzo di Via Mazzini. Sì, eh, intanto ci tengo a precisare che la vittoria, eh, la dedico a tutte queste famiglie che come me erano, erano in quel palazzo, eh, non è sicuramente stato un momento facile. E affrontare tante, tante difficoltà, trovarsi fuori casa da un giorno all'altro non, non è semplice, eh, non avrei la testa libera anche, non, è, non aiuta a preparare degli, delle, delle, delle gare così importanti, eh, però ho fatto di questo un punto di forza, è diventato uno stimolo in più, eh, perché proprio ci tenevo a dimostrare che comunque sia, eh, non dobbiamo mai mollare, anche davanti a... Eh, eh, a queste, a queste situazioni dobbiamo sempre rimboccarci le maniche e andare sempre avanti, non, non bisogna mai fermarsi. Grazie. E con questa intervista si conclude il TG di Catalan TV. Grazie come sempre per l'ascolto. Arrivederci.